Nel mondo della fotografia, la compravendita di materiale usato è una prassi comune e a volte anche molto conveniente. Infatti, fra gli utenti di fotocamere e accessori ci sono sia professionisti sia appassionati che sono in continuo movimento o per sperimentare, o per passione, o per necessità di acquistare nuovi prodotti. Il mercato dell'usato è appunto un mercato ricco, sia grazie a chi rincorre sempre l'ultimo modello, quindi mette in vendita prodotti abbastanza recenti usati anche relativamente poco, sia a chi è appassionato di alcune nicchie particolari, quindi va alla ricerca, testa diversi obiettivi, sia per chi cambia brand, sia per i professionisti che cambiano il loro corpo macchina magari per ottenere un buon valore di mercato. Proprio nel mercato dell'usato è possibile trovare delle vere occasioni sia per lenti che per corpi macchina. Tutto questo può essere utile per chi entra nel mondo della fotografia oppure per chi cerca di migliorare la propria attrezzatura. È importante però avere alcune attenzioni nel momento in cui si acquista materiale usato e in questo video parleremo di cosa è importante controllare prima dell'acquisto di un obiettivo usato. Dividerò le varie cose in varie sezioni in modo da dare un po' di ordine alle verifiche che vi suggerisco di fare. Cominciamo dalle condizioni esterne, vi suggerisco di verificare un po' l'usura generale, la presenza di graffi, la condizione delle scritte e della vernice. La vernice e i graffi vi aiutano proprio a capire l'età e lo stato in cui è stato utilizzato l'obiettivo. Date un occhio alle gomme, in alcuni modelli hanno la tendenza a scollarsi, quindi prestate attenzione, non è un problema grave, però magari può aiutarvi a tirare sul prezzo. Verificate l'assenza di botte, questo è molto molto importante, perché se trovate delle curvature nel barilotto possono essere sintomo di colpi subiti e anche se poco visibili, un colpo esterno può anche disallineare le lenti all'interno o creare problemi al meccanismo. Verificate infine viti e innesti con l'obiettivo di verificare che l'obiettivo non sia stato smontato, infatti i segni sulle viti sono molto evidenti. Passate poi alle lenti, date un occhio a polveri e graffi, soprattutto le graffi, e controllate che non ci siano scheggiature, polvere o muffe interne. Per le polvere e le muffe interne quello che vi consiglio di fare è aprire l'obiettivo, aprire il diaframma e attraverso una luce forte controllare l'interno dell'obiettivo. Un po' di polvere è normale sicuramente, però verificate ai bordi attraverso questo forte contrasto lo stato interno e ricordate che è molto più importante lo stato della lente posteriore rispetto a quella anteriore, perché piccoli graffi, piccole imperfezioni in questa lente si vedono molto più facilmente sul sensore. Controllate poi gli innesti, questa è la parte importante perché se avete la fotocamera non devono esserci parti piegate che possono ad esempio anche rovinare la vostra reflex. Date un occhio ai contatti che siano in ordine, puliti e che sia tutto ben presente, che non ci siano segni di smontaggio, che tutte le viti siano in posizione. Infine controllate anche le filettature frontali, anche qui verificate il filetto e eventuali botte o problemi. Ora è il momento di passare al funzionamento, provatelo prima in manuale, provando le varie ghiere, provando la levetta dei diaframmi che sia fluida e non si blocchi. Azionate la messa a fuoco manuale, ascoltate l'obiettivo che non ci siano strani rumori. E se ci sono varie ghiere, tipo in questo caso la ghiera di diaframmi, provatela, vedete il funzionamento, sentite se ci sono scatti non previsti e o non linearità o inceppamenti. Quindi prestate appunto attenzione, sentite rumori, giochi, inceppamenti o salti vari. A questo punto siete pronti per provare l'obiettivo in macchina e questa è una breve lista, quindi controllate che venga correttamente riconosciuto. Eseguite delle foto a diaframmi diversi per vedere che la macchinetta mantenga la medesima esposizione, quindi dialoghi correttamente con l'obiettivo. Provate l'obiettivo a focali diverse, se è uno zoom, e fate dei cicli di messa a fuoco da vicino a lontano, da vicino a lontano. Ascoltate un po' come funziona, la velocità dell'obiettivo e che non ci siano inceppamenti. Se avete la possibilità fate un test di precisione della messa a fuoco, vi consiglio di utilizzare il punto di messa a fuoco centrale della vostra reflex perché altrimenti rischiate di compiere qualche errore. Mi raccomando, fate questo test, però fatelo bene, altrimenti rischiate di sbagliare procedura e ottenere un risultato sbagliato. In generale, per ogni levetta e funzionalità, cercate di eseguire un test. Se c'è lo stabilizzatore, provate l'obiettivo con e senza stabilizzatore. E ricordate che è normale che lo stabilizzatore emetta un po' di rumore. Infine verificate la presenza di tutti gli accessori, dei tappi vari, sacchettini, paraluce, imballi e soprattutto le tessere di garanzia e lo scontrino d'acquisto.
la tessera di garanzia qui in Italia dà anche un'idea di come è stato acquistato questo obiettivo, quindi è molto importante e dà un valore diverso all'ottica che andrete ad acquistare. A me non piace essere troppo tecnico, troppo scrupoloso quando faccio gli acquisti, però mi piace più instaurare una relazione con l'eventuale acquirente, farmi raccontare la storia, se da un negozio verificare la garanzia, vedere se mi danno una garanzia accessoria al mio acquisto. E ricordate che quando si compra un usato, dei difetti ci possono stare. Tutte queste prove vi devono essere da spunto, da aiuto per valutare lo stato della vostra ottica. Poi nulla vi vieta di prendere un obiettivo leggermente polveroso oppure con qualche piccolo graffio, però magari questi parametri vi aiutano ad abbassare un po' il prezzo d'acquisto. Ricordate inoltre che alcuni obiettivi un po' particolari magari sono difficili da trovare, quindi possono comunque essere delle occasioni interessanti da provare. E tu che esperienza hai avuto nell'acquisto di usati? Come ti sei trovato, cosa controlli e cosa ci suggerisci? Lascia pure un commento qui nel canale e ci vediamo nel prossimo video. Ecco, mi raccomando, quando acquistate obiettivi di questo tipo, a controllare bene tutti i vari accessori, perché se manca ad esempio il tappo è un problema. Dopo perde acqua. Eccolo qua.